Benvenuti e bentornati a tutti ragazzi. Oggi siamo di nuovo su For Honor, un bellissimo gioco che abbiamo visto. Allora, nella puntata precedente siamo andati ad invadere i vichinghi e abbiamo vinto, stravinto, a Valkenheim, lì come si chiama, anche se è stato abbastanza difficile. E ora partiamo con la prossima missione, sabotaggio. Normale. Ecco qua. Alla fine della guerra, una lama nel silenzio mantiene la pace. Ma quando infuria la battaglia, le pacificatrici non riposano mai. Rapide, letali, capaci di vincere uno scontro ancora prima che il nemico si accorga di loro. Danzatrici di morte che volteggiano con due lame gemelle. E il loro sapere può far crollare leggende. Oppure crearne. Forse ho capito qualcosa, infatti. Quindi loro, vabbè, ve lo dico appena partiamo, dai. Quando siamo andati ad invadere dai vichinghi, ci hanno fatto scegliere il tank, secondo me, e adesso diciamo l'assassina nei vari movimenti. Allora, posa neutrale. Ok, proviamola. Oh, abbastanza rapido, ma sicuramente per come sono fatto io sceglierò sicuramente l'assassino. Non ti puoi fare le difese come il tank, però vabbè, però un po' più Le veloce tribù mi vichinghe piace. hanno costumi diversi. Quelli sembravano sacrifici dei sanguinari per avere forza in battaglia. Apollyon mi chiese di liberare il passaggio e io obbedii. Mamma mia. Un po' più facile, riproviamo l'attacco, fuori una. L'esecuzione. Boom! Adesso in due. E vabbè, è l'assassino a tutti gli effetti, per la velocità e per tutto il resto. Vediamo, va là, va. Oh, non l'ho fatto in tempo, va bene. Voglio fare un'esecuzione anche. Perché faccio sempre gli attacchi? Cambiamo un po' là. Andiamo avanti. Servizio è vita, il servizio è vita. Cos'è qua? E luce fa. Proviamo. Vediamo cosa succede. Vieni qua. Facciamo. Mamma mia! Mamma mia! I Vabbè. vichinghi dovrebbero fare più attenzione. Guarda quanti ce ne sono qua. Io provo a scappare. E vabbè, niente, non si può scappare. Sto per morire. Facciamo di nuovo l'esecuzione. Così ci curiamo anche se non mi sbaglio. Questi qua, chi vuole essere il primo? Tu? È slealtà. Credo che il buio di Apollo avvolgerà il mondo. È sleale. Vabbè, non ci ho capito niente. Vai con la vendetta. Guarda che veloce. Dov'è l'altro infame? Ok. Qui cosa ci abbiamo? Avevano attraccato le navi là, quindi c'era una via per la cima. Ne ero certa. Ok, ne ricerca. Oh, gli attacchi riempiono. L'onda del Perfetto. vulcano ha inaridito ogni cosa. Danza della spada.
Vabbè, quello che facciamo di solito. Ma che cazzo stai dicendo? È bello che ne puoi colpire tanti anche prima, però questo è un po' più veloce. Guardala che danzatrice. Devo imparare a schivare. Vabbè, è morto. No, non cadere. Già ho avuto brutte esperienze prima per cadere. Andiamo avanti. Una bella danza. Attiviamo vendetta. Niente esecuzione, però perde, ancora non ho capito, però vendetta mi fa diventare più forte e gli fa perdere danni nel tempo. Però per adesso non lo so, saliamo con la nostra velocità. Danza della spada. Non è una bella esecuzione anche su lui. Pom, così più punti. Oh, io l'ho schivato. Vabbè, questo qua non ha capito niente. Andiamo avanti. Come noi, anche molti vichinghi non conoscono la propria storia. Evviva! Troppo lento. Che bello avere sempre la modalità vendetta. Va. Qui cos'è? No, ok. Di qua, credo. No, invece. Che giro dell'oca. Sì, ma ce ne sono troppi, raga. Prima la volta. Siamo tutti contenti. Mamma mia. Scusate se non parlo, ma è abbastanza. Mi devo impegnare che non so ancora bene tutto, allora voglio fare con calma. Speriamo che dopo mi danno la vita. E vabbè, io mi curo, se no. Là. Sì, però dammi un po' di vita. Qua si rompono le casse. Vediamo se. Ok. Perfetto, andiamo avanti. Qui cos'è? No, mi ha fatto perdere vendetta. Credo. Che da lì non si entra. Entriamo dall'altra parte. Madonna, quanti siete però, eh? E tu? Uno alla volta, dai, fate i bravi. Vabbè, uno di qua, uno di là. Vabbè, allora pensiamo prima a te. E ti faccio fuori subito. Vuoi anche tu morire subito?
Ecco. Ma che cosa vuoi fare? Ti faccio pure l'esecuzione. Oh, così mi curo, sennò. Vediamo un po'. Sigillo d'acciaio, però devo capire a cosa servono. Ebbi un'idea. Entrare fu più facile di quanto pensassi. Una alla volta, dai, per favore. Dai, cosa vuoi fare? Ho mai imparato ad usarlo. Stanza della spada. Niente. E questo? Vabbè, se siete solo. Attaccate solo un gruppo in famiglia. Questo devo ricordare di togliere la difesa. Mi viene un'idea. Eccola. Là, intanto uccidiamo queste. Qui dentro, ancora. Quanti cazzo si sì. Manco ci muore, oh, mi dimentico di fare esecuzione, che palle. Forse dovrei tirare quella. Proviamo. Tentare una nuoce, certo. Oh. Uno sabotato. Che succederebbe se tirassi quella? Oh, e questa? Adesso ci facciamo subito, uccido sti infami che attaccano solo in gruppo. Mi devo curare. Esecuzione anche su te. Un altro non può venire. Dato che siete in po'. Quadrato, attacco, attacco, così. Quadrato, R2. Ok, curiamoci. Tanto adesso vi darà sicuramente la cura, ci scommetto. E 2. Adesso salgo sopra. Niente checkpoint. Se il meccanismo funzionava proprio come pensavo, sarebbe stato molto divertente. Ecco. Devo curarmi. No, non voglio ripetere. Non voglio ripetere proprio ora. Non ci credo. Vediamo adesso cosa succede. Chi è qua? Oh, ciao ciao. Bella. Oddio. Bingo. Via libera. Notevole. Non la secondare. Questa è sempre incazzata.
E vabbè, anche questa volta questa puntata è finita, ragazzi. Andiamo avanti. Sentiamo l'altro poco di l'ora e poi credo che chiudiamo l'episodio. Mamma mia, sto gioco mi ha preso troppo, raga. Veramente tanto. La fortezza di Svernegard, il mio obiettivo. Troppo a lungo i veri guerrieri tra i vichinghi sono rimasti prigionieri delle tradizioni, la parentela, la legge. Ora avremmo divelto i loro cancelli e riportato il loro mondo al giusto ordine. Perfetto, quindi al prossimo episodio. Ciao a tutti, ragazzi.